Io sono colombiana, quindi vengo dalla Colombia. Sempre l'inteso mio in tutte le mie opere è che ci sia il movimento, ci sia un transito, che non ci sia un'immagine fissa da guardare, ma che ci sia sempre questa sorta di non definizione che parla della mia poetica, appunto, che è il transitare. Adesso mi sono concentrata più che altro a un progetto multimediale che porto avanti, Memento, di cui fa la curatella Federica Patti, che è una ricerca di come per me il virtuale, come i social media, ci permettono una conoscenza, cioè l'identità che noi abbiamo attraverso i social media, che è talmente diversa da quella che magari abbiamo di persona, quando abbiamo un contatto fisico. Ho preso più che altro delle persone a caso che grazie all'algoritmo di Facebook mi sono apparse. Ho ritratto loro con diverse tecniche, quindi ho ripreso delle fotografie, digital, acquarello vero, acquarello digitale. Quindi c'è alla fine un'idea di fare il morphing, di cambiamento del volto, da quell'idea iniziale che avevo delle persone e quella post-conoscenza. Oltre a fare un'identità virtuale, sto lavorando anche sull'identità nazionale, che è una che a me tocca tantissimo perché sono qua una straniera. Gli autoritratti nascono come una, ovviamente un'opera biografica che mi aiuta a tirar fuori quello che sono io, quello che io chiamo transito mentale. E quindi se io mi sveglio essendo una o un altro, mi ritraggo in un'unica giornata e ritraggo quel volto, utilizzando quasi sempre di solito uno sfondo bianco come una fototessera, che però hanno anche sempre questa sorta di sbavatura con l'acquarello che mi permette questa non definizione di un corpo, di un tratto, che può transitare appunto tra l'identità in cui io mi trovo. Ci sono tanti volti che magari sono io ma sei tu, ed è una qualcosa di molto bello che a me l'arte proprio mi libera in questo caso. Mi permette di dire qualcosa che prima magari era vietato di pensare.